Per fare le riforme il governo ha bisogno di fare cassa e sul canone RAI il governo che cosa sta combinando? Ma ancora una volta sul canone RAI come sulla RAI, come sulla gestione della TV di Stato, questo governo non ha le idee chiare, nel senso che esiste un canone, erroneamente chiamato canone perché è una tassa di proprietà della televisione. Il governo, visto e considerato che deve fare cassa, ha deciso di andare a spulciare tra quelli che sono le entrate certe o quasi che gli italiani pagano allo Stato, e quindi vogliono andare a toccare il canone RAI. Per combattere l'evasione inoltre hanno fatto anche questa proposta che riteniamo ridicola, che è quella di far pagare il canone RAI direttamente nella bolletta dell'Enel. E quindi due domande su tutte. Prima cosa, se uno non ha la televisione, perché dovrebbe pagare per forza il canone RAI in bolletta, e quindi come si farà a decidere se una persona ha il televisore o no? E seconda domanda, la Guardia di Finanza ha accertato che a Napoli, e qui facciamo solo l'esempio di Napoli, 6 famiglie su 10 non pagano l'energia elettrica, accertato dalla Guardia di Finanza. Quindi queste famiglie pagheranno il canone RAI o no?